Sono veramente lieto di poter ospitare in quest'aula del Senato questo importante evento e devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa così importante che vede qui presenti da parte di tutto il mondo tante persone che purtroppo hanno questa malattia di Huntington, il morbo di Corea. E devo ringraziare anche tutti coloro che assistono queste persone, coloro che li accompagnano, perché veramente si tratta di un qualcosa a cui abbiamo voluto dare un particolare significato con la presenza in quest'aula, nella solennità della istituzione Senato. Abbiamo voluto che proprio questi ragazzi, queste persone fossero qui con noi per dare il massimo di diffusività, di visibilità al loro problema. Lo slogan "mai più nascosti" è veramente quello che ci fa muovere, ci dà questo impulso ad un appello a tutti quanti a considerare questa malattia che in certi paesi del mondo, come nell'America Latina, ha raggiunto dei livelli veramente eccezionali e che dà luogo anche ad alcune discriminazioni nei confronti di coloro che ne sono affetti. E noi nella nostra cultura, ma anche nella nostra carta costituzionale, sappiamo che non possiamo tollerare le discriminazioni. Ecco il perché di questa vostra presenza, ecco il perché di dare il massimo di visibilità. Noi cerchiamo di fare in modo che appunto non siano più nascosti coloro che hanno questa malattia. E sappiamo anche che in Italia già dal 2001 c'è un centro per le malattie rare che si occupa appunto di tutte le malattie rare, fra cui la malattia di Huntington, e che in un report sono state rilevate 791 casi di appunto questa malattia, quindi anche in Italia è un problema sociale. In altri paesi sappiamo che quella discriminazione nell'America Latina ha portato addirittura a far vedere alcune manifestazioni della malattia e alcuni soggetti affetti da questa malattia come degli indemoniati, e quindi curati con gli esorcisti. E questo credo che sia uno degli aspetti che sarà affrontato dal Santo Padre nella visita che fra due giorni farete nella Santa Sede. E quindi noi pensiamo, intanto dobbiamo fare il punto della situazione in Italia, forse meglio di me la potrà fare la Presidente della Commissione Sanità. Però sappiate che in Italia si sono già fatti dei notevoli passi avanti. C'è l'assistenza sanitaria completa per questo tipo di malattia. E quindi noi cercheremo di approfondire, di potenziare quelle che sono tutta l'assistenza che si potrà dare a questi malati da un punto di vista appunto sociosanitario, sia con assistenza residenziale o semiresidenziale. Ma l'importante è, ancora una volta, lo ribadisco, far conoscere questa malattia che appunto assume un valore sociale oltre che sanitario di tutela della salute. E noi sappiamo che è in corso una ricerca scientifica
Il nostro Senato, col suo servizio studi, ha potenziato questa diffusione della malattia fornendo dei dati, mettendo anche online nel nostro sito, proprio per partecipare a questa diffusione. E quindi auguriamo che la ricerca scientifica possa fare passi avanti, e sono certo che le farà, e ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro e che possono sperare certamente in una conoscenza, una consapevolezza e in un futuro migliore di assistenza per tutti coloro che nel mondo hanno questa malattia. Grazie, e cedo la parola alla senatrice a vita Cattaneo. Prego. Grazie Presidente Grasso, grazie davvero per aver acconsentito che questo incontro si potesse tenere in quest'aula. Questa è simbolo, è un'aula ovviamente simbolo della democrazia parlamentare, un luogo dove si bruciano passioni, dove a volte si bruciano intemperanze, ma soprattutto questo è il luogo votato al dibattito, al confronto, allo scambio parlamentare, dove si forma pubblicamente la volontà collettiva, dove ci si prende cura degli altri, dove si definiscono gli interessi pubblici. È davvero un'emozione per me vedere qui i malati, le famiglie che si sono sobbarcate un viaggio lunghissimo per arrivare dal Venezuela, dal Brasile, dall'Argentina, dalla Colombia, da molti altri paesi del mondo per incontrare il Santo Padre giovedì, e oggi sono accolti qui in quest'aula. Ecco, l'impressione che ho è che se saremo tutti insieme come comunità legata alla malattia, ai bisogni dei malati, di questa malattia e di tutte le altre malattie, noi studiosi, politici, ricercatori, medici, le famiglie, le associazioni, potremo raggiungere sì quell'obiettivo che ci siamo preposti, cioè che la malattia di Huntington non sia mai più nascosta e che attraverso questo modello si possa raggiungere lo stesso grado di conoscenza e di accettazione sociale di quelle immani fatiche che le persone che portano questa malattia sperimentano ogni giorno. La malattia non deve essere mai più un fenomeno di esclusione sociale, non deve esserci mai più l'ingiustizia di un accesso alle cure solo in una parte del mondo, non deve essere mai più nascosta la fragilità che ciascuno di noi può incontrare nel corso della propria vita. Le vostre storie, le storie che ho conosciuto attraverso le persone che ho incontrato qui in questi giorni, la signora Dilia che arriva da El Difícil, dalla Colombia, Brenda che arriva da Buenos Aires, Maria con il suo figliolo Agnerbi. Ecco, queste storie mi dicono davvero quanto coraggio ci possa essere in un uomo nell'affrontare la discriminazione, l'ignoranza, la mancata conoscenza, che a volte fanno più danni e prima della malattia. Per questo chiedo a tutti voi oggi un impegno all'ascolto, e ringrazio anche i miei colleghi senatrici e senatori che hanno deciso di unirsi in questo particolare momento. Un impegno all'ascolto e al confronto, perché solo con la conoscenza e la vicinanza a questa, come ad altre categorie di malati, potremo dire addio alla vergogna
e allo stigma che a volte ci costringe e li costringe all'isolamento. Oggi simbolicamente tutto questo si sta realizzando grazie alla vostra presenza, grazie alle parole preziose del Presidente Grasso, grazie a quelle che sentiremo dalla senatrice De Biasi, Presidente della Commissione Sanità, che ogni giorno lavora con i colleghi alla promozione delle migliori politiche sanitarie per il Paese. Si realizza questo impegno ogni giorno grazie anche al lavoro di migliaia di medici e ricercatori, qui rappresentati dalla Presidente dell'Ordine dei Medici, Roberta Kersevani, e dal Presidente del CNR, Massimo Inguscio. Ecco, questa forza si realizza anche con il supporto di privati, società e aziende che decidono di partecipare, che hanno deciso di consentire con le proprie risorse la realizzazione di un evento umanitario come quello che ci apprestiamo a vivere e che già stiamo vivendo questa settimana, altrimenti semplicemente inimmaginabili. Voglio infine ricordare l'apporto fondamentale dell'associazionismo, che ogni giorno fa miracoli laici, aiutando, documentando e talvolta supplendo allo Stato nell'assistenza che i malati necessitano. Questa sciarpa arriva dall'associazione Huntington in Colombia. Prezioso è poi il dossier che il Presidente Grasso e il Senato hanno acconsentito fosse parte integrante di questo incontro, e con l'occasione vorrei ringraziare tutti i funzionari del Senato che hanno concorso con la loro professionalità e umanità a realizzare questo evento, oltre alla professoressa Zuccato e Luppi, protagoniste della relazione e della redazione del documento. Ecco, qui ora però, lasciando la parola alla Presidente De Biasi, approfittando della solennità dell'Aula che mi emoziona come il primo giorno, vorrei poter dire e promettere che da qui tutti noi possiamo fare davvero molto, essere un moltiplicatore di speranza, perché nel mondo il prima possibile lo stigma della malattia nascosta non sia altro che un lontano e brutto ricordo. Grazie. Grazie al Presidente del Senato, grazie alla Senatrice Cattaneo per questa straordinaria iniziativa, grazie alle autorità, ai colleghi e alle colleghe che sono qui, ma grazie soprattutto a voi che siete venuti da lontano e che ci onorate della vostra presenza. Speriamo di essere all'altezza dei problemi che voi ponete, e che sono problemi che si riassumono in una frase, quella che ha detto un grande studioso, un epidemiologo inglese, Sir Michael Marmot: la salute diseguale. Ci sono tante disuguaglianze nel mondo, forse fra le più odiose c'è proprio quella della salute. Dipende in che posto si vive, si è nati, dal caso, per avere o meno le cure necessarie, scoprire o meno di avere una malattia, avere o meno opportunità di ricerca, di confronto con il mondo medico, di potercela fare. Sono quelli che vengono chiamati i determinanti sociali della salute. Certo, la scienza, la ricerca sono fondamentali, le terapie sono importantissime, ma ugualmente importante allo stesso livello è la dimensione sociale della malattia.
Non c'è dubbio che fra le persone più povere, nei luoghi dove c'è meno conoscenza, nei luoghi in cui c'è meno solidarietà e meno razionalità, c'è la superstizione che si sostituisce alla scienza. E la superstizione è quella appunto che fa dire, come hanno detto prima di me il presidente Grasso e la senatrice Cattaneo, che le persone con la corea di Huntington sono persone da tenere lontane, sono persone con cui non confrontarsi, da emarginare. Quello stigma odioso che noi vediamo in tante malattie mentali o neurodegenerative, come in questo caso, e che noi non possiamo sopportare. Non possiamo sopportare che si continuino a trattare così persone, prima ancora che malati. Non possiamo sopportarlo per i diritti umani e per la civiltà del pianeta. E allora mi veniva in mente un confronto. Nella scienza, nella ricerca, si procede con un silenzio, con il silenzio genico. Ebbene, quel silenzio genico di isolamento noi dobbiamo lasciarlo alla scienza. A noi compete invece di rompere quel silenzio, di rompere un altro silenzio, quello appunto il silenzio sociale dalla malattia, quel mai più nascosti, che deve far affiorare nel dibattito pubblico, nella vita di tutti i giorni, quella che è una malattia non ancora guaribile, ma che pian piano si sta cercando di curare. Certamente il nostro paese ha molti vantaggi come i paesi occidentali, non soltanto un servizio sanitario universalistico, ma l'inserimento dell'Huntington fra le malattie rare all'interno dei livelli essenziali di assistenza, il che vuol dire che lo Stato e le regioni sono obbligate a dare il supporto farmacologico, le cure, il supporto psicologico, quel lavoro di rete che è molto importante per la presa in carico della persona nella sua interezza. Non c'è la malattia, c'è la persona malata. E noi andiamo avanti in questa direzione con molti problemi, come sempre. I problemi sono che le regioni hanno livelli di cura differenti e approcci anche differenti. Abbiamo per esempio problemi che riguardano ancora la diagnosi, che deve essere tempestiva. Abbiamo momenti complicati sui tempi per le terapie, un'informazione che va migliorata e va mandata alle famiglie. Ecco, la chiave è questa: insieme si può. Le famiglie, le persone ammalate, le istituzioni, il mondo della ricerca e il mondo medico, insieme per quella che io ritengo una battaglia di civiltà socio-sanitaria, non solo la salute nel senso della sanità in senso stretto, ma la salute come la presa in carico e il riconoscimento dell'altro che ha bisogno di noi. Lo dico perché, con una battuta, noi ci siamo occupati molto nella commissione che ho l'onore di presiedere di problemi di salute mentale, di malattie neurodegenerative. E beh, io penso che il segnale più grande che noi possiamo dare, pensando a tutti voi e vedendo la grande dignità che è nei vostri volti, è una sola: da dire al mondo, da vicino, nessuno è normale. Buon lavoro. Ora appunto, con il permesso del presidente Grasso, volevo dare la parola alla dottoressa Kersevani, presidente dell'Ordine dei Medici. Grazie presidente Grasso per l'ospitalità e per le belle parole di introduzione. Grazie senatrice De Biasi per quella vicinanza che ha con i problemi di salute, con i problemi della malattia, non solo perché è a capo di una commissione che si interessa di questo, ma proprio perché è lei che è vicina a queste problematiche e le sente e le vive come sue
e in questo ci è di grande supporto. Grazie a Elena Cattaneo, grande ricercatrice prestata alla politica, ma che io oggi ho apprezzato particolarmente per quella sensibilità, per quella tenerezza che ha dimostrato nei confronti di questa patologia che lei combatte in modo fiero e aggressivo, ma che non le ha tolto la sensibilità. E questo io credo che nei rapporti tra chi è malato e chi lo deve aiutare è fondamentale. Se si perde quel legame, si perde una relazione di cura. Una volta la chiamavamo alleanza di cura, ma poi sembra che questa parola non sia più altrettanto attuale, allora chiamiamola relazione di cura. E allora oggi qui, accanto alle figure politiche, che ringrazio per la sensibilità che dimostrano ad essere presenti, accanto a coloro che studiano la malattia, accanto ai nostri ospiti che effettivamente arrivano da posti anche molto lontani, ma che sono stati determinanti per aiutare in questi studi, accanto a tutti voi c'è il medico che io umilmente rappresento, quel medico che deve cercare di scoprire, quel medico che deve cercare di fare diagnosi, quel medico che deve cercare di curare e che deve anche cercare di guarire, ma questo non sempre è possibile o non sempre è possibile subito, e allora è quel medico che sta vicino, mano nella mano, che in qualche modo accompagna, che risolve quei sintomi spesso fastidiosi che si possono ridurre nell'attesa che la ricerca vada avanti e possa portare veramente ad una soluzione di questa come di tante altre malattie. Noi qualche volta ci sentiamo un po' depressi perché ci sembra quasi che i passi che vengono fatti nelle nostre ricerche siano piccoli. Però dobbiamo renderci conto che sono comunque passi costanti che uno dopo l'altro, piano piano, portano a dei risultati. E sicuramente in questo ambito io credo che il progresso possa essere sicuramente un progresso, forse non domani, ma intanto ci siamo, lo stiamo seguendo, abbiamo aperto questi capitoli delle malattie rare per le quali ci stiamo impegnando al massimo. Il benvenuto a tutti quanti voi e il dire che noi medici ci siamo. Grazie. Grazie mille anche per aver ricordato il pegno e il debito che abbiamo nei confronti delle famiglie dell'America Latina e soprattutto del Venezuela, perché è grazie a loro, letteralmente al loro sangue, che abbiamo scoperto il gene responsabile della malattia, quindi abbiamo un debito nei loro confronti. E vorrei chiamare adesso Claudio Mustacchi dell'Associazione Italiana Corea di Huntington Milano, in rappresentanza delle tante altre associazioni che fanno un lavoro enorme, quelle appunto dalla Colombia all'Italia, e io dico sempre appunto è vero, fate dei miracoli ogni giorno, occupandovi non solo della malattia in famiglia, ma anche della malattia degli altri. Grazie. Grazie, onorevole Presidente. Grazie, onorevole Presidente Pietro Grasso, grazie, onorevole Di Biasi, grazie, onorevole cara Elena Cattaneo, e grazie a tutte le senatrici e a tutti i senatori presenti, ovviamente con grande emozione e commozione che io parlo in quest'Aula da umile cittadino, tornando a servire lo Stato come mio padre in qualche modo. Faccio il volontario insieme a tanti volontari, ma anche a tanti familiari. Ci prendiamo cura e ci occupiamo dei malati, e delle persone, delle famiglie ogni giorno. Sono commosso, faccio fatica a trovare le parole, ovviamente, di fronte a questo momento in cui il Senato accende la luce sulla malattia di Huntington, una malattia rimasta troppo tempo nascosta, una malattia importante,
Ringrazio a nome di tutti i volontari, di tutte le famiglie che in qualche modo umilmente cerco di rappresentare. Prima abbiamo parlato dei numeri della malattia, ovviamente sono i numeri che esistono nei documenti, documenti importantissimi, ma noi notiamo che ogni anno questi numeri aumentano. Vuol dire che tutto il lavoro fatto dalle istituzioni, il lavoro fatto negli ospedali, il lavoro fatto dalle nostre associazioni fa uscire, fa emergere questa malattia. In realtà noi non sappiamo ancora quanti malati ci sono in Italia, questo dobbiamo dirlo, e speriamo in qualche modo che su questo tema si sviluppi e si promuova un lavoro. Credo che questo momento ci fa molto sperare. Da anni come associazioni operiamo per far fronte ai bisogni, ogni giorno aiutiamo le famiglie, i malati, aiutiamo anche le stesse istituzioni sanitarie con un intenso lavoro di alleanza, ciascuno con i propri ruoli, ciascuno con le proprie competenze. La nostra esperienza ci fa dire che moltissime famiglie in Italia sono colpite dalla malattia, versano in condizioni drammatiche, hanno bisogno di aiuto e assistenza. Sulla base di questa esperienza abbiamo raccolto delle indicazioni nella Carta dei diritti della malattia di Huntington, le famiglie in alleanza col sistema di cura, che consegno simbolicamente ai senatori tramite il Presidente Grasso. Ci sono delle indicazioni, dei contributi che certamente possono ispirare l'intenso lavoro che spero sia fatto a partire da oggi e che è già stato anche fatto da questo Parlamento in passato. Sappiamo anche che in Italia sono presenti dei ricercatori e dei clinici di grande competenza, li vediamo ogni giorno, li conosciamo per nome, hanno delle competenze straordinarie, i loro risultati portano un contributo non solo alla nostra malattia, ma a tutte le malattie neurologiche, a tutte le malattie genetiche. Elena Cattaneo fa parte di questa comunità, è stata prestata ben volentieri al Parlamento, resta parte di questa grande comunità scientifica. Ecco, per essere breve, noi sogniamo un mondo senza malattia di Huntington, evidente, questo è il nostro sogno. Nel frattempo c'è tantissimo da fare. Oggi è una straordinaria occasione per guardare questo sogno e sono certo che da questa giornata seguirà una importante attenzione che per noi è preziosissima, per noi che lavoriamo ogni giorno, per noi che lavoriamo anche noi un po' nell'ombra, e quindi speriamo che da questa giornata il nostro lavoro riceva sempre maggior impeto. Vogliamo che l'Italia esprima il meglio di sé. Sappiamo che qua ci sono delle grandissime competenze e sappiamo che l'Italia, proprio sulla malattia di Huntington, può essere un grande esempio per tutto il mondo, può essere anche un grande esempio a portare dei risultati anche per tutte le famiglie del mondo che sono in qualche modo qua oggi rappresentate con i rappresentanti del Sud America e delle altre parti del mondo, che abbraccio e saluto con grande affetto. Grazie davvero, grazie commosso per l'attenzione. Grazie Presidente. Grazie mille. Adesso volevo dare la parola al senatore Orellana, un piccolo saluto a tutti gli amici e a tutte le persone che arrivano dall'America Latina, quindi anche dal Venezuela, perché Luis Orellana è nato in Venezuela. Io ringrazio Elena Cattaneo per aver voluto consentire di dire queste due parole, sarò breve. Ringrazio anch'io il Presidente e tutti, e la collega De Biasi e tutti i funzionari, tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata. Però voglio ringraziare soprattutto chi è venuto qui e mi scuserete se dico qualche parola anche in spagnolo per chi non capirà. Le creo agradecer mucho porque están aquí. Yo creo que para... Vorrei ringraziare per tutte le persone che sono qui, è stato sicuramente un sacrificio per molti di voi arrivare fino a qui, ma sicuramente si stanno rendendo conto che è una missione molto importante. In questa settimana in Italia si parlerà moltissimo di questa patologia, non molti la conoscono, e non solamente in Italia ma se ne parlerà in tutto il mondo, quindi il vostro sacrificio è per una buona causa e produrrà dei risultati ottimi. Grazie. Thank you.
Grazie, ecco, penso che questo momento sia alla conclusione con le parole del senatore Orellana. Davvero la mia speranza è che tutti voi possiate sentire l'abbraccio e la vicinanza anche degli altri senatori e delle senatrici che sono qui adesso, sono venuti per voi, appunto affinché questa malattia non sia mai più nascosta. Grazie.